Cordiale saluto, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione di Cron TV, rischio tabagismo tra i quindicenni cremonesi, il Codacons lancia l'allarme, sentiamo il servizio. A lanciare l'allarme è il Codacons Lombardia, il 42,1% dei quindicenni cremonesi e il 50% delle quindicenni avrebbe già fumato almeno una volta nella vita, un trend purtroppo in crescita rispetto al 2010. Secondo il Codacons questi dati indicherebbero l'urgenza di un'efficace prevenzione per evitare già sui giovani i rischi del tabagismo. Da notarsi come nel mondo vi sia 1,1 miliardi di fumatori, secondo quanto rivelato dall'American Cancer Society. Ogni anno ne morirebbero 7,1 milioni. Nella sola Italia le morti riconducibili al fumo sarebbero state lo scorso anno 93.432. Gioco d'azzardo, GR, il comune più virtuoso, sentiamo il servizio di Bibiana Sudati. Oltre 37 miliardi di euro in un anno, tanto ammonta la cifra che gli italiani hanno puntato nel gioco d'azzardo, da slot machine all'acquisto di un gratta e vinci. È il dato complessivo dell'analisi fatta da Infodata, che si è rivolta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo ed ottenendo i dati relativi ai primi sei mesi del 2017. Un investimento, se si può definire così, che ha portato ad una vincita pro capite pari a 486,61 euro, il che significa che per ogni euro puntato si vincono 76 centesimi. I comuni in cui la raccolta pro capite supera la media nazionale sono distribuiti un po' in tutto il paese, probabilmente con una concentrazione minore nel mezzogiorno. La Riviera Adriatica, dal Veneto alle Marche, sembra invece essere l'unica zona in cui si assiste ad una dimensione del fenomeno maggiore di quella nazionale. Ma cosa accade in provincia di Cremona? È Drizzona il comune del territorio dove si gioca maggiormente d'azzardo, con una giocata complessiva di 2.484,758 euro. Segue Bagnolo Cremasco e Gadesco Pieve del Mona, dove i cremonesi hanno speso 1703 euro a testa. A Cremona città invece le puntate sono state più basse, pari a 707 euro pro capite. A Crema si sono giocati 1023 euro a testa e a Casalmaggiore invece la media delle giocate è stata di 814 euro. Giara dei Caprioli è invece il comune più virtuoso. Qui i cittadini hanno giocato solo 10 euro. E a proposito di gioco d'azzardo, ancora bar con le slot machine nel mirino della malavita. A Pozzaglio è stato svaligiato da ignoti il locale al ponte. I malviventi se ne sono andati con i contanti racimolati nel locale, oltre che con gli alcolici e i generi alimentari ritrovati. Pesanti danni provocati alle slot machine all'ingresso del locale. Il titolare sporto denuncia i carabinieri. Giovani imprenditori crescono, a Cremona sono sempre di più, sentiamo il servizio. I giovani cremonesi ci provano, visto che nessuno dà loro il lavoro o lo dà spesso a condizioni capestro, hanno deciso, non senza coraggio, di prendere il futuro nelle proprie mani. Ad esempio diventando imprenditori di se stessi, lo rivelano i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Dati che rivelano in particolare come ad aggredire il mercato siano soprattutto le giovani donne cremonesi, le più intraprendenti, con percentuali stellari rispetto al resto della regione. A Cremona le aziende con titolari di età compresa tra i 18 e i 24 anni sono 201, pari all'1,3% del totale delle aziende cremonesi. Di queste il 22,7% è gestito da giovani stranieri residenti in città, mentre il 30%, poco meno di un'azienda ogni tre, è in mano alle donne, la percentuale più alta dopo Sondrio, 30,5%, e Brescia, 30,4%. In Lombardia invece quest'anno sono quasi 6.000 le imprese giovani, in Italia 39.000, pari al 14,4% del totale. Insomma, i giovani ci provano. Centro prelievi, tre nuovi punti a Cremona, sentiamo il servizio di Lucilla Granata. Tre nuove sedi per il prelievo del sangue in città e nelle zone limitrofe, c'è questo nell'intenzione dell'azienda sociosanitaria territoriale per ampliare l'offerta sul territorio. Una scelta mirata a migliorare la qualità del servizio, distribuendo più capillarmente le sedi erogative ed agevolare i pazienti, in particolare i cittadini fragili e cronici. In tempi brevi dunque si avvierà una procedura negoziata per l'affidamento di tre nuovi punti prelievo facenti capo allo SMEL, il servizio di medicina di laboratorio di Cremona, comprensivo della fornitura di locali, attrezzature, personale ed organizzazione propria. Le sedi saranno divise in modo tale da poterne usufruire in centro storico, nella zona periferia sud e in zona extraurbana nord di Cremona. Il servizio verrà affidato inizialmente per 18 mesi. A soli 70 anni è morto lo scultore Gianfranco Paulli, originario di Soresina, residente a Casalbuttano. La sua arte è nota in tutto il mondo. Nel 1999 fu ricevuto un'udienza privata da Giovanni Paolo II, cui consegnò il pastorale, utilizzato poi per il giubileo del 2000. Molti i suoi busti in marmo e bronzo di personaggi illustri.
La cronaca dell'Italia: era morto il 5 agosto 2015 durante un ricovero forzato, un trattamento sanitario obbligatorio. La giustizia ha fatto il suo corso e ha concluso l'iter in merito al caso di Andrea Soldi, il 45enne torinese affetto da schizofrenia, e ha emesso 4 condanne, 1 anno e 8 mesi, per omicidio colposo a carico di un medico psichiatra e di 3 agenti di polizia locale che procedettero a immobilizzare la vittima. L'accusa nei loro confronti era quella di omicidio colposo. 9 gli arresti ai domiciliari eseguiti dai carabinieri di Vallo della Lucania. Nei guai, tra gli altri, è finito anche il sindaco del comune di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, 2 assessori comunali, 2 consiglieri, segretario comunale, responsabili tecnici e l'amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti. I reati loro contestati sono quelli di corruzione, concussione, abuso dati d'ufficio, falsità ideologica, gare d'appalto con procedure truccate. La cronaca del mondo: ancora un giornalista veterano di guerra ucciso in Russia, ancora una volta un giornalista critico nei confronti del Cremlino, in particolare di Putin. Si tratta di Arkady Babchenko, 41 anni, freddato da 3 proiettili alla schiena sparati nel suo appartamento di Kiev. Al momento dell'attentato sua moglie si trovava in bagno, uditi gli spari, l'ho ritrovato riverso nel corridoio in un lago di sangue. Immediati i soccorsi, ma l'uomo è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Babchenko aveva combattuto nelle forze armate russe durante 2 conflitti in Cecenia, lavorò poi come corrispondente di guerra per diverse testate, aveva preso posizione contro la destabilizzazione dell'Ucraina ad opera della Russia, aveva lasciato il paese nel febbraio dell'anno scorso dopo aver ricevuto minacce, si trasferì prima a Praga, poi a Kiev, dove lavorava per la televisione ATR, purtroppo invano. Intanto anche un altro oppositore del presidente russo Vladimir Putin, ovvero l'investitore britannico Bill Browder, è stato arrestato a Madrid dalla polizia spagnola su mandato però dell'Interpol russa. È stato lui stesso a comunicarlo via Twitter. Browder, direttore esecutivo del fondo di investimento Hermitage Capital Management, si era distinto per il sostegno dato a campagne contro la corruzione in Russia. Venne già condannato a 9 anni per evasione fiscale nel 2013, nello stesso processo in cui fu imputato l'avvocato Sergei Magnitsky, deceduto in carcere nel 2009. Lo sport è finita 4-0 l'amichevole di avvicinamenti mondiali tra Argentina e Haiti, disputata nella notte alla Bombonera di Buenos Aires innanzi a 55.000 spettatori. Ben 3 dei 4 gol sono stati firmati da Messi al 17° su rigore, al 58° e al 66°. L'Argentina disputerà soltanto un'altra amichevole prima dell'esordio in Russia, sarà il 9 giugno contro Israele. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Crown TV. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.